Quanti ricordi, ah, quanti ricordi di questo fiume che ci scorre accanto. Voi che vivete sulle strade non potete sapere che cosa sia il fiume. Ma ascoltate un pescatore che pronunci questo nome. Per lui è la cosa misteriosa, profonda, sconosciuta, il paese dei miraggi e del soprannaturale, dove di notte si vede ciò che non esiste, dove si odono rumori sempre ignorati, dove si trema senza sapere perché, come quando si attraversa un cimitero. E infatti è il più sinistro dei cimiteri, quello dove nessuno ha una tomba. Per il pescatore la terra ha limiti precisi, invece nell'oscurità, nelle notti senza luna, il fiume è senza confini. Un marinaio non prova la stessa impressione in mare. Il mare è infido, cattivo, è vero, ma grida, urla, è leale. Mentre il fiume è perfido e silente, non fa rumore. Fluisce in silenzio e questo moto eterno dell'acqua che scorre è per me più spaventoso delle immense onde oceaniche. Qualche sognatore pretende che il mare nasconda nel proprio seno immensi paesi azzurrastri, dove gli annegati rotolano insieme a grandi pesci, in mezzo a strane foreste e dentro grotte di cristallo. Il fiume ha soltanto neri abissi, dove si imputridisce nel fango. Eppure è magnifico quando splende al sole che sorge e mormora sommessamente fra i suoi argini coperti da canne fruscianti. Il poeta ha detto, riferendosi all'oceano: «O flutti, quante lugubre storie conoscete, ve le raccontate a vicenda nel mutar di maree, e son esse che danno la voce disperata che avete a sera venendo verso noi». Ebbene, sono del parere che i racconti, sussurrati dalle esili canne con le loro voci flebili e tanto dolci, debbano essere ancora più macabri dei lugubri drammi raccontati dagli ululati delle onde. Ma visto che mi chiedete uno dei miei ricordi, vi racconterò una singolare avventura che mi è capitata qui una dozzina d'anni or sono. Abitavo come oggi la casa di mamma Lafon, e uno dei miei migliori compagni, Louis Bernet, che ha rinunciato adesso al canottaggio, alla sua gloriosa esperienza e alla propria totale libertà per entrare nel Consiglio di Stato, abitava allora nel villaggio di C, due leghe più giù. Pranzavamo sempre insieme, qualche volta a casa mia, qualche altra da lui. Una sera, mentre tornavo solo soletto e piuttosto stanco, mandando avanti la mia grossa barca, un Océan di 12 piedi, che ero solito mettere in acqua di notte, mi fermai qualche attimo per prender fiato accanto all'istmo coperto di canne, laggiù, a quasi 200 metri dal ponte della ferrovia. Il tempo era bellissimo, splendeva la luna, il fiume scintillava, l'atmosfera era calma e tiepida. Quella tranquillità mi tentò. Pensai che sarebbe stato piacevole farsi una fumatina di pipa in quel luogo. L'azione seguì il pensiero. Presi l'ancora e la gettai nel fiume. Il canotto, che stava scendendo, seguendo la corrente, proseguì quel tanto che la lunghezza della catena gli permetteva. Poi si fermò e io mi sedetti a poppa, sulla mia pelle di montone, cercando di trovare la posizione più comoda. Non si udiva nulla, proprio nulla. Soltanto a intervalli mi sembrava di sentire un leggero sciaguattio, appena percettibile, del fiume contro la riva, e scorgevo certi gruppi di canne più alti delle altre che assumevano aspetti inattesi, quando a tratti parevano agitarsi. Il fiume era completamente tranquillo, ma io mi emozionai a causa del silenzio assoluto che mi circondava. Tutti gli animali, rane e rospi,
i cantori notturni degli acquitrini stavano zitti. D'improvviso gracidò una rana alla mia destra, vicinissima. Trasalii, tacque. Non si udiva più niente e allora decisi di fumare un po' per distrarmi. Tuttavia, per quanto fossi un rinomato anneritore di pipe, non riuscivo a fumare. Alla seconda aspirazione provai un vago senso di nausea e smisi. Mi misi a canticchiare. Mi dava fastidio anche il suono della mia voce. Allora mi stesi in fondo alla barca e guardai il cielo. Rimasi immobile per qualche tempo, ma presto mi preoccupai per dei lievi dondolii dell'imbarcazione. Mi pareva che facesse balzi giganteschi, toccando alternativamente le due rive del fiume. Poi credetti che un essere o una forza invisibile la stesse attirando pian piano verso il fondo, la risollevasse subito e la lasciasse di nuovo ricadere. Ero sballottato come nel cuore di una tempesta. Sentivo attorno a me strani rumori. M'alzai di colpo. L'acqua scintillava. Tutto era tranquillo. Compresi d'aver i nervi un po' scossi e risolsi di andar via. Tirai la catena dell'ancora. Il canotto si mosse appena. Poi sentii una resistenza. Tirai con più forza, ma l'ancora non risalì. S'era impigliata in qualche cosa, nel fondo, e io non riuscivo a sollevarla. Ricominciai a tirare, ma inutilmente. Allora con i remi feci girare l'imbarcazione e la portai indietro per cambiare la posizione dell'ancora. Fu inutile. Continuò a resistermi. Mi adirai e cominciai a scuotere la catena con rabbia. Non si mosse. Mi sedetti scoraggiato e cominciai a riflettere sulla mia situazione. Non c'era nemmeno da pensare a spezzare la catena per separarla dalla barca, perché era enorme e ribadita a prua da un massello di legno più grosso del mio braccio. Ma poiché il tempo restava sereno, pensai che di certo sarebbe capitato qualche pescatore che mi sarebbe venuto in aiuto. L'incidente mi aveva restituito la calma. Ora, seduto, potevo finalmente fumare la pipa. Avevo con me una bottiglia di rum e ne bevvi un paio di bicchieri. La situazione adesso mi faceva sorridere. Era una notte molto calda e perciò, se occorreva, avrei anche potuto trascorrerla all'addiaccio, senza conseguenze. D'improvviso un colpetto risuonò contro la mia carena. Sussultai e un sudore freddo m'agghiacciò dalla testa ai piedi. Quel rumore derivava di certo da qualche pezzetto di legno che la corrente trascinava, ma era bastato a innervosirmi. Mi sentii di nuovo in preda a una inspiegabile agitazione nervosa. Ripresi la catena e mi irrigidii in uno sforzo disperato. L'ancora resistette. Tornai a sedermi, esausto. Frattanto il fiume s'era coperto a poco di una nebbia bianca molto fitta che strisciava proprio a pelo dell'acqua, cosicché alzandomi non vedevo più il fiume, né la barca, né i miei piedi, ma scorgevo solamente le punte delle canne e poi, più lontana, la pianura impallidita alla luce lunare, con grandi macchie nere che svettavano verso il cielo, formate da gruppi di cipressini. Sino alla cintola ero come sepolto da una distesa ovattata e di singolare candore. Mi perdevo in fantasie irreali. Immaginavo che qualcuno cercasse di salire sulla barca senza che potessi vederlo e che il fiume, nascosto da qualche nebbia opaca, fosse pieno di esseri strani che nuotavano intorno a me. Provavo un malessere orribile. Avevo un cerchio alle tempie. Il cuore mi batteva sino a soffocarmi. Persi la testa. Pensai di fuggire a nuoto, ma immediatamente quest'idea mi dette nuovi brividi di paura. Mi vidi perduto, annaspare a caso in quella spessa nebbia, dibattermi tra erbe e canne che non avrei potuto evitare, rantolando di paura senza riuscire né a scorgere l'argine né a ritrovare la barca. Mi sembrava che mi sarei sentito tirare per i piedi, giù, nel fondo di quell'acqua nera. Infatti, poiché avrei dovuto risalire la corrente per 500 metri prima di trovare un punto libero da erbe dove posare il piede, avevo 9 probabilità su 10
di non riuscire a orientarmi in quella nebbia e di annegare, anche se ero un buon nuotatore. Cercai di ragionare. Avevo la ferma volontà di liberarmi dalla paura, ma c'era in me qualcosa di più forte della volontà e che era in preda allo spavento. Mi domandai che diavolo potessi temere. Il mio io coraggioso schernì il mio io pusillanime e mai, come in quel giorno, colsi nettamente la contrapposizione dei due esseri che sono in noi, l'uno che voleva, l'altro che esitava, con alterna prevalenza. Questo spavento stupido quanto inesplicabile aumentava in continuazione sino a diventare terrore. Rimanevo immobile, con gli occhi aperti, le orecchie tese e aspettavo. Che cosa? Non lo sapevo, ma qualcosa di terribile. Credo che se un pesce fosse venuto all'estero di saltar fuori dall'acqua, come succede spesso, non sarebbe occorso di più per farmi cadere riverso privo di sensi. Nonostante questo, con uno sforzo violento, riuscii a riafferrare quella ragione che mi stava sfuggendo. Presi ancora la bottiglia di rum e bevetti a grandi sorsate. Mi venne allora l'idea e cominciai a urlare, con tutte le forze, girandomi in successione verso i quattro punti dell'orizzonte. Quando non mi rimase più fiato in gola, ascoltai. Un cane guaiva, lontanissimo. Bevvi ancora e mi stesi quanto ero lungo sul fondo dell'imbarcazione. Rimasi così forse un'ora, forse due, senza dormire, a occhi aperti, tormentato da incubi continui. Non avevo il coraggio di alzarmi, pur desiderandolo fortemente, rimandavo, di minuto in minuto. Dicevo a me stesso, «Andiamo, alzati!» E avevo paura di fare quel movimento. Alla fine, con infinite precauzioni, mi rimisi in piedi, come se la mia vita fosse dipesa dal minimo rumore che potevo fare. Guardai fuori. Rimasi abbagliato dal più straordinario, dal più stupefacente spettacolo che sia dato vedere. Era una di quelle fantasmagorie del mondo delle fiabe, una di quelle visioni che raccontano i viaggiatori provenienti da assai lontano e che ascoltiamo senza prestarvi fede. La nebbia, che due ore prima fluttuava sull'acqua, a poco s'era ritirata e raccolta sulle rive. Lasciando completamente sgombro il fiume, aveva formato su ogni sponda una collina ininterrotta, alta 6 o 7 metri, che brillava sotto la luce con il superbo splendore delle nevi. In tal modo si vedeva soltanto il fiume, laminato da bagliori infuocati, tra queste due montagne candide. E lassù, sopra di me, si dipingeva una grande luna luminosa, piena e larga, in mezzo a un cielo bluastro e lattiginoso. S'erano ridestati tutti gli animali del fiume. Le rane gracidavano furiosamente, mentre di minuto in minuto, ora a destra, ora a sinistra, percepivo la nota breve, monotona e triste, che la voce metallica dei rospi lancia alle stelle. Stranamente non avevo più paura. Ero in mezzo a un paesaggio talmente straordinario che niente avrebbe potuto emozionarmi. Quanto tempo durò quell'incanto? Non so dire, perché avevo finito con l'assopirmi. Quando riaprii gli occhi, la luna era tramontata, il cielo coperto da nuvole. L'acqua frusciava lugubremente, soffiava vento, faceva freddo. L'oscurità era profonda. Bevetti quel che restava del rum. Poi ascoltai, intirizzito, il fruscio delle canne e il rumore sinistro del fiume. Cercavo di vedere, ma non potevo distinguere neanche la mia barca e neppure le mani quando le avvicinavo agli occhi. Tuttavia in seguito, a poco, lo spessore del buio diminuì. Improvvisamente mi resi conto che un'ombra scivolava proprio accanto a me. Gettai un grido. Una voce rispose. Era un pescatore. Lo chiamai. Si avvicinò e gli raccontai la mia disavventura. Allora accostò la barca alla mia e tirammo insieme la catena dell'ancora, che non si mosse. Spuntava un giorno cupo e grigio, piovigginoso, glaciale, uno di quei giorni che portano solo tristezza e sventura. Scorsi un'altra barca, la chiamammo. L'uomo che v'era sopra unì i suoi sforzi ai nostri
Allora, poco alla volta, l'ancora cedette. S'alzava, ma adagio, gravata da un peso considerevole. Finalmente scorgemmo una massa scura e la traemmo a bordo. Era il cadavere d'una vecchia che aveva al collo una grossa pietra.